So yesterday we talked about the basic instruction on the walking and the sitting meditation. Ieri abbiamo parlato delle istruzioni basilari per la meditazione camminata e quella seduta. So tonight we'll look into an important area for the development of this Satipatthana meditation, or in fact, actually, for all forms of meditation in all forms of Buddhist meditation. Oggi vedremo un po' meglio un altro aspetto molto importante per la meditazione Vipassana Satipattana, ma a dire la verità per qualunque, è molto importante per qualunque tipo di meditazione di tipo buddista. Now we'll look into the area of mindfulness. Quindi guardiamo nell'area della consapevolezza. But mindfulness tonight we'll look into more practical aspect rather than the theory, too much theory on it. E cerchiamo di guardarla nel suo aspetto più pratico invece di immergerci nella parte più teorica. Now this mindfulness thing, this Pali word is sati. We hear this talk maybe untimed times, many times. La parola in pali per consapevolezza è sati e alcuni di voi probabilmente hanno sentito il discorso sulla consapevolezza moltissime volte. But there are people, there are yogis, who heard of it so many times, but when they come to the practice of it, they develop the wrong things. Però ci sono meditanti che, seppure abbiano ascoltato così tante volte i discorsi sulla consapevolezza, poi quando arrivano nella pratica, in qualche modo fanno comunque delle cose sbagliate. Of course, one area you have to have some basic understanding, basic knowledge about mindfulness. But what is more important is that when that mindfulness arises, or when that mindfulness does not arise, you also have to know it by your own experiences. Naturalmente per quest'area è importante avere delle conoscenze anche a riguardo di che cos'è la consapevolezza, però la cosa più importante poi è che voi nella pratica riusciate a comprendere per vostra esperienza personale quando è che la consapevolezza è presente ed è sorta e quando invece non è presente. That not only you understand it whether it arises or not, or it did not arise, or it didn't arise, and also there's another part is to differentiate between, especially between mindfulness and concentration. E quindi il primo aspetto è quello di riuscire a capire se la consapevolezza è sorta oppure no, e poi il secondo aspetto da imparare è di distinguere la consapevolezza dalla concentrazione. But here we don't worry about concentration yet. More importantly is to for us to recognize this nature of this mindfulness, this quality of this mindfulness, and it arises in our practice. Allora, quindi della concentrazione per adesso non ci preoccupiamo. La cosa più importante ora è imparare a riconoscere la natura della consapevolezza, le qualità che possiede e quando sorge, quando è presente nella pratica. You see, this mindfulness of the development of this mindfulness. Nowadays, of course, it is spread into many areas. Not necessary is under Buddhism, but now secular, it goes into psychology, it goes into medical field, it goes into education, it goes into many areas. E come sapete, oggigiorno questa parola consapevolezza viene usata in vari ambiti, anche in ambito appunto secolare, non collegato al buddismo, quindi è entrata a far parte della psicologia, viene utilizzata in ambito medico, eccetera. Now, for the purpose of this Vipassana meditation, we got to isolate the type of mindfulness that we want to develop for the progress of meditation.
Però quando si parla della meditazione vipassana, noi vogliamo descrivere un certo tipo di consapevolezza, cioè di mindfulness, che è quello che si sviluppa nella meditazione. To understand this mindfulness, for the practice, it is important that firstly, whenever our mind goes into the story inside the memory, in the past, or it goes into the future that you're planning and so on, that these two extreme, if you fall into it, let's say today that you have a lot, that other words, that time you're not mindful. Allora, per imparare a distinguere questa consapevolezza che riguarda la pratica, dobbiamo iniziare a riportare indietro la mente ogni volta che la mente scappa nel passato andando a ripescare qualche ricordo, oppure nel futuro programmando delle cose, immaginando, quindi quando va in questi due estremi noi dobbiamo cercare di riportarla nella consapevolezza del presente. Here it lives with our present moment, the present mental state. In questo modo arriviamo ad osservare il momento presente. But not all present state is mindfulness. E la consapevolezza è uno stato mentale che sta nel momento presente, però non tutti gli stati mentali che stanno nel presente sono consapevolezza. It's only an area that it is mindful, and others, which is also present, they are not mindfulness. Quindi c'è un'area che è consapevolezza e delle altre aree, degli altri stati che, sebbene siano presenti, non sono consapevolezza. Now, let's say when you are at home, not here. Let's say when you are at home and you are doing your gardening, you are doing opening a door, closing a door, you are walking here and there. Your mind is present, but are you mindful? Per esempio, diciamo che voi siete a casa, state facendo giardinaggio, state aprendo e chiudendo delle porte, quindi avete una certa presenza mentale, la vostra mente è presente, ma la domanda è: siete consapevoli? There's some degree of presentness there. And the mind is present. The mind is doing something. So there's some degree of presentness there, but these are not mindfulness. Allora, perché c'è un certo grado di presenza, nel senso che la mente c'è, è lì presente perché voi state facendo qualcosa, però non c'è la consapevolezza. These are only for us, for me, I use the word, it's just simple awareness of the present. Quindi, come la definisco io, questo è semplicemente un essere coscienti nel momento presente. But occasionally, even when we are at home or when we are out there, we are also have some degree of mindfulness. Però ci sono dei momenti, anche quando siamo a casa, in cui in realtà ci sono delle occasioni in cui ci sono dei momenti di consapevolezza. It's only when your mind is like heightenedly aware of when you are doing something. E questo succede quando la vostra mente è veramente consapevole, veramente presente quando state facendo qualcosa. Say for example, you are handling hot water. Cioè, diciamo, magari state maneggiando dell'acqua bollente. Or you are using something very sharp. O state utilizzando uno strumento molto affilato. You put extra alertness, you put extra awareness into it. Per fare queste azioni ci mettiamo un certo tipo di vigilanza molto più acuta. Or when you are driving, for example, and when there is a rain and you cannot see clearly what is in front of the car. Oppure magari quando state guidando una macchina sta piovendo molto, quindi non si riesce molto a vedere che cosa c'è davanti sulla strada. Your mind is all heightened up. Your mind is all fully alert.
E quindi in quel caso la mente è allerta, diventa molto vigile. So that one, it's where the mindfulness comes in. E quindi quello è il momento in cui la consapevolezza inizia ad arrivare. So, although we have that mindfulness, but when that situation or when that condition over, our mind goes back to the present, normal present, normal awareness. E quindi, cioè, se non teniamo conto di questi momenti, di solito quello che abbiamo è questa presenza normale nella vita quotidiana, che non è proprio consapevolezza. So here, the mindfulness is where your mind is heightened up, your presentness of your mind is heightened up. Quindi qui, in questa situazione, è dove noi dobbiamo cercare di rendere questa consapevolezza, questa vigilanza della mente, dobbiamo cercare di farla crescere, di risvegliarla. And when we are in this retreat, we want to have that heightened awareness for this retreat. E quindi durante questo ritiro cercheremo proprio di avere questo tipo di consapevolezza più elevata. Not the present, normal, everyday type of awareness. Quindi non quella invece presenza quotidiana e normale che abbiamo sempre. Therefore, when we able to differentiate these two, then it makes our mindfulness, it makes our practice becomes clearer. Quindi quando iniziamo a riuscire a distinguere tra questi due stati, nella nostra pratica cos'è la consapevolezza diventerà sempre più chiaro, anche la pratica stessa. So it is that heightened awareness that is highly alert that we want you to try throughout the whole day that you can able to sustain some of that degree of that heightened mindfulness or heightened awareness. Quindi per cercare di sviluppare questa consapevolezza, quello che dobbiamo fare è cercare in modo continuativo durante la giornata di continuare a farla sorgere in modo da riuscire a svilupparla e di mantenere questa consapevolezza appunto più elevata. So, with this heightened awareness, then it gives rise to all kinds of mental development. Without this mindfulness, without the developing of this mindfulness, a lot of our meditation, even it will not start, or it will go haywire, or it goes into the wrong path. Allora, è sviluppando questo tipo di consapevolezza più acuta che poi sarà possibile avere tutta una serie di sviluppo nella sfera spirituale. Invece se non riusciamo a sviluppare questo tipo di consapevolezza, anche se pratichiamo molto, il rischio invece di andare dalla parte opposta, dalla parte sbagliata. It is this mindfulness that sets the foundation for all forms of Buddhist meditation. Questo tipo di consapevolezza è proprio il fondamento, la base di tutti i tipi di meditazione buddista. You want to practice metta? You start off with that mindfulness first. Then only the metta is the right metta. E anche se vogliamo praticare la metta, la meditazione di gentilezza amorevole, la base deve essere questo tipo di consapevolezza. You want to practice the 32 parts of the body? Then again here, the mindfulness is the one that is start off. If not, if you do these 32 parts of the body wrongly, then again it goes into a lot of wrong form of meditation. Anche se vogliamo fare la contemplazione sulle 32 parti del corpo, la base deve essere la consapevolezza, altrimenti facendo questa meditazione possiamo finire a farla nel modo sbagliato, sviluppare delle cose sbagliate. So too when it comes to this Vipassana meditation, yeah, a lot of times if the yogi practice this meditation without that mindfulness, somewhere in the beginning or somewhere in the middle of the meditation, then the yogi will go into a lot of all kinds of attachment, craving, wrong perception, everything which is wrong.
E quindi anche nella Vipassana, se un meditante inizia a praticare con un tipo di consapevolezza che non è quello corretto, succederà o all'inizio o più avanti nella sua pratica che finirà per sviluppare degli stati non benefici come molto attaccamento, molta brama, delle percezioni distorte delle cose, eccetera. So, when it comes into this practice, therefore we have to exercise on it again and again throughout the day, day after day, that we want to bring about that heightened awareness, that clear mindfulness. Quindi quello che facciamo adesso in questa pratica, giorno dopo giorno, è quello di far sorgere, di far sviluppare questo tipo di consapevolezza più acuta. Now, take a look at how you are doing eating today. Esempio, guardiamo come abbiamo mangiato oggi. Breakfast time. During the breakfast time, I'm the first one to sit down and I'm the last one to get up. Everybody is faster than me. Durante la colazione io sono stato il primo a sedermi, sono stato l'ultimo che si è alzato. Tutti gli altri hanno mangiato molto più velocemente di me. But I'm not the yogi. Ma You are the io yogi. non sono io il meditante. The yogi has to go slower than the teacher. Il meditante deve andare più lento dell'insegnante. You see, the way that some of you are eating, the way that I just can for the first day, for the breakfast and lunch, you eat like whether you are at home or out there, as if like you are eating, you want to go for work. Questo qua era il primo giorno, ma si vedeva che durante la colazione, il pranzo, stavate mangiando come mangiate di solito a casa, un po' come se doveste mangiare di fretta per poi correre al lavoro. So you are not really aware of what you are doing. You are just habitually doing what you are doing. Quindi non c'è una vera consapevolezza di quello che stiamo facendo, ma si tratta di fare in modo abituale quello che di solito facciamo abitualmente. So here, while we are eating, your job is to make sure that there is a clear awareness of what you are doing. Quindi qua mentre stiamo mangiando, cerchiamo di fare in modo di essere davvero consapevoli di quello che stiamo facendo. Now, for example, when you are scooping your food, then this time you're scooping, scooping, mentally you say it out, scooping, scooping, and you're taking in slowly, and you put it into the mouth. Per esempio, quando state raccogliendo il cibo con la posata, potete usare un'etichettatura anche per questo, tipo prendere, raccogliere e poi osservare il processo di portare la posata fino alla bocca. Then only when you put in the mouth, after that, you slowly bring your hand down. Poi, quando avete messo cibo nella bocca, lentamente riportate giù la mano. And then only you start biting, chewing, 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 chewing. Poi iniziate a masticare, masticare, Then masticare, masticare. after that, you learn to swallow it, swallowing, swallowing, until you have completely finished the sensation. Poi c'è il processo del deglutire finché tutte queste sensazioni non sono svanite, non sono terminate. But many of you are not doing it. Many of you, it's like when you are chewing it, you're already searching for which scoop for you want to take more. Però ho visto molte persone che nel momento in cui masticavano già con la mano stavano un po' raccogliendo qua e là le cose dal piatto per il boccone successivo. And some of us, while we are biting, biting, the hands is already ready for the next scoop to eat, you know. E poi quando abbiamo appena iniziato a masticare, la forchetta è già arrivata alla bocca con il boccone successivo, pronto per essere mangiato. Or some of you are not even mindful, you're already eating. While you're eating, you're looking at the mountain, you're looking at everybody else who is taking the food on the table, but you're not mindful of what you are doing. Oppure
può succedere di non essere consapevoli di quello che si sta facendo, piuttosto magari ci guardiamo intorno, guardiamo le montagne, il panorama fuori dalla finestra, controlliamo le persone che stanno andando a prendere il bis al tavolo, però non guardiamo quello che stiamo facendo noi. So even that when eating, our eyes is more or less onto our tray, around the tray. Quindi quando mangiamo possiamo tenere gli occhi nell'area, diciamo, del nostro vassoio. You're not supposed to look here and there. Non dovremmo guardarci troppo attorno. Then again you do it again. You repeat it again and again. With this way, scooping, scooping, biting, biting, chewing, swallowing. This is how you do it again and again. Therefore, moment after moment, the mindfulness comes in. E poi ripetiamo tutto questo processo, quindi c'è il raccogliere, masticare, ingoiare, appoggiare la mano. E se riusciamo a seguire questo processo un momento dopo l'altro, è in questo modo che la nostra consapevolezza può veramente svilupparsi. No. Even like when you are opening the door or you're closing the door, you know, learn to feel the door first, you know, learn to feel the warmness or the coldness of the door, then only you slowly push and open. Anche quando apriamo una porta, appoggiamo la mano sulla maniglia, prima possiamo in un attimo sentire che sensazioni ci sono lì, quel freddo della maniglia, la sua durezza, e poi dopo abbassiamo la mano. So too like when you are wearing your shirt or when you're taking off, putting on a shawl, every small little thing that you put awareness into it, you put clear awareness into what you are doing, moment after moment, you take you a few days just for you to do in this way, you will see that the momentum will start picking up. E quindi anche nelle piccole cose che facciamo, se ci stiamo mettendo un vestito, ce lo stiamo togliendo, tutte le piccole cose cerchiamo di farle mantenendo questo tipo di consapevolezza e vedremo proprio che facendo così, giorno dopo giorno, ci sarà questa crescita esponenziale della consapevolezza. So, this is how we do the eating meditation. How we do the opening door, or wearing the sandals, or wearing a shoe, or taking off your shoe. Every small little things that we take it for granted at home, over here we turn them into a meditation practice. Quindi tutto quello che noi a casa diamo per scontato, qua invece lo possiamo trasformare in una pratica di meditazione. Quindi c'è la pratica della meditazione del mangiare, del togliersi, mettersi le scarpe, di tutti i piccoli gesti che facciamo nel quotidiano. This is a lot of this method of practice. It is not normally do it in other forms of meditation. But in Vipassana meditation, all these small little things are as important as your walking or as your sitting. In altre pratiche di meditazione non viene data così tanta importanza a mantenere questa meditazione anche in tutte queste piccole attività, mentre invece nella Vipassana è estremamente importante. So, this one also, it will help us to self-check. So whenever we are doing this walking, sitting, or whenever we are eating or taking a shower during this time, we ask ourselves, am I alert? Am I clear in the present moment? So if you are not alert, you will able to know it for yourself, then you step up the effort. Questo ci aiuta anche un po', diciamo, ad autocontrollare. Self-check. Un po' brutto, a supervisionarci un po' durante la giornata, nel senso che quando stiamo facendo tipo altre cose, anche una doccia oppure o la seduta, la camminata, possiamo sempre chiederci se in quel momento siamo presenti, siamo consapevoli, e se non lo siamo ce ne rendiamo conto in questo modo. Then you do this, especially for those beginners, and you do this repeatedly again and again. Over some time, you begin to feel the mindfulness is coming in. When it's there,
you know it's there. When it's not there, you also know it's not there. Quindi questo anche per i principianti, in questo modo si potrà vedere proprio che giorno dopo giorno ci si rende sempre più conto di quando la consapevolezza c'è o quando non c'è. Se c'è ce ne rendiamo conto e quando non c'è anche riusciamo a rendercene conto. So here the heightened awareness and the heightened alertness of the mind is one of the characteristic or one of the nature of this mindfulness. Quindi questo tipo di presenza mentale molto vigile e acuta è una delle caratteristiche della consapevolezza. Now another characteristic or another nature of this mindfulness is also what we call non-superficial. Un'altra caratteristica, un altro aspetto della natura, della consapevolezza, è il fatto di non essere superficiale. You see, superficial is like, earlier I described that we do everything without mindfulness, like for example when we're at home, that we just do whatever that we are doing. Come ho detto prima, alcune volte facciamo le cose in modo un po' con poca consapevolezza, quando siamo a casa le facciamo in modo automatico. But when it comes to non-superficial, that means we pay a closer attention to what we are doing. E quando si tratta di questa non superficialità invece vuol dire mettere proprio una particolare attenzione a vedere che cosa stiamo facendo. Say for example, like when we are walking meditation, when you begin to feel the hardness or the softness of something, then here is that the mind is there in the present, not just only walk, but the sensation that you begin to pick up. Per esempio, quando nella camminata iniziamo a percepire queste sensazioni di pressione, di durezza, di freddo, in quel momento non è che siamo solo lì presenti e basta, ma la mente sta proprio iniziando anche, oltre a essere presente con queste sensazioni, a proprio percepirle, riuscire a osservarle bene. Then, for example, when you are doing sitting meditation, if the pain arises, not just aware of the pain, but you have to aware the pain. You have to take note of the pain a bit more clearly. What type of pain that is going through right now? Nella meditazione seduta, quando c'è il dolore, non è che sappiamo solo che c'è un dolore lì, ma andiamo proprio dentro a vedere che tipologia di dolore è, se si sta muovendo e tutte le altre caratteristiche che può avere. You know, nowadays there are also some meditation technique. When it comes to the pain, it just asks you to see, when the pain is there, just be there. Ci sono alcune tecniche di meditazione oggigiorno che come istruzione dicono quando c'è un dolore, tu rimani semplicemente lì col dolore. For Vipassana, this is not enough. Ma per la Vipassana questo non è abbastanza. Vipassana, we have to go below or further deeper, slightly deeper into the pain in order to scrutinize the sensation or scrutinize the nature of that particular pain. Nella Vipassana noi dobbiamo proprio addentrarci all'interno di questo dolore e iniziare a investigare in tutte le sensazioni che lo compongono e andare dentro a distinguere che cosa c'è lì. So, when you do this again and again, it develops some degree of good habit, because that habit to able for you to keep pushing, to keep noting, it will be very helpful for you from one retreat to another retreat and for the future. È molto utile se riusciamo a sviluppare questa buona abitudine di continuare a notare, quindi continuamente quello che c'è. E questo ci sarà utile anche poi tra un ritiro e l'altro e anche nel futuro. So in many ways like also like when you are doing sitting meditation, if you notice the rising and falling of the abdomen, again here when you're able to notice the rising and falling,
pay a little bit closer to see how the movement of the rising and falling is like. So when you put that exercise onto it, then the mind goes a little bit deeper into the nature of what is happening. Quindi quando siete in grado di rimanere per un po' di tempo col salire e scendere dell'addome, a un certo punto cercate proprio di iniziare ad andare un po' più dentro a queste sensazioni, a questo movimento, per abituare anche la mente a vedere bene che cosa sta succedendo lì, di che cosa è composto. So we want that type of nature of the mind, that when you are noticing something, you're aware of it a little bit more than what you do when you're at home. Quindi noi vogliamo sviluppare questa qualità, questa natura della consapevolezza, di riuscire a rendersi conto un po' di più di quello che è presente in quel momento di quanto invece facciamo di solito quando siamo a casa. Now, there is another quality of this mindfulness, which is the quality of acceptance. Un'altra qualità della consapevolezza è quella di accettare. Now the quality of acceptance here is where the mind can take whatever pleasant or unpleasant objects that arises as you pay attention. E con accettazione qua significa che la mente diventa in grado di ricevere qualunque tipo di oggetto che si presenta, sia che sia piacevole, sia che sia spiacevole. Sometimes we think that mindfulness, or sometimes we think that this vipassana meditation is just to pay attention. But a lot of times, yogis tend to choose what they want to see, but those things are unpleasant, they want to push it aside or they want to cover it up. Spesso noi pensiamo che la vipassana the vipassana is about to accept. Quindi pensiamo che la vipassana sia essere in grado di accettare qualunque cosa che c'è, però quello che succede nella realtà è che il meditante in realtà un po' cerca di scegliere che cosa sperimentare, quindi vuole avere le esperienze piacevoli e quando si presenta qualcosa di spiacevole in realtà cerchiamo un po' di evitarle. One of the obvious one is usually the physical pain, that you want to pay attention to other more pleasant object, but when it comes to unpleasant object, the mind does not want to see it, although they are clear. Quindi un esempio classico è il dolore fisico. Quindi anche se le sensazioni del dolore fisico sono molto chiare in quel momento, la mente cercherà di andare ad osservare qualche cosa d'altro. Or sometimes there are yogis also, for example, the rising and falling that they notice. So when they pay attention to it, this rising and falling was this way, it goes very nice, very clear. But rising, falling, sometimes it change. The pattern starts to change. And it goes a little bit rougher, a little bit tighter. But they don't want that. They want that nice and pleasant one. Yeah? Oppure succede che un meditante sta osservando il movimento dell'addome che in qualche modo arriva con un bel ritmo, piacevole, delicato, sembra che vada bene, però a un certo punto questo movimento cambia, magari diventa un pochino più faticoso, un pochino più ruvido e in qualche modo non lo vogliamo più così, lo volevamo come era fino a poco tempo fa. So a lot of times when things are not pleasant to them, like that particular way of how rising and falling is moving, the mind does not want to see it. The mind wants to choose what is a better one. That means, other words, mind, the acceptance, the quality of acceptance is not there. Quindi, come con questo esempio, quando succede qualcosa che è spiacevole, tipo questo movimento dell'addome che cambia il suo schema e come si presenta, quello che succede è che la mente in realtà non vuole stare lì e vuole scegliere un altro tipo di esperienza.
Okay. Not sure. Ah no, sì. E quindi manca questa qualità dell'accettazione, scusate. So, also another thing is that when the and also another area is even worse than the body sensation is the mind states, the different mental states. Un'altra area che è ancora più difficile della zona fisica sono gli stati mentali. Sometimes when we meditate, a lot of our past memories, which can be sad or anger, may spring up, may come up without us arousing it, without us trying to recall it, but it comes on its own. A volte, per esempio, mentre meditiamo, iniziano a presentarsi dei ricordi, magari anche connessi o a stati mentali, per esempio, difficili come della rabbia, e non sono cose che noi abbiamo scelto di fare sorgere, però si presentano nella pratica. Like for example, the sadness of, let's say, for example, our parents or mother passed away. So whenever we recall that images or image of our mother, past or departed mother, then sadness keep crying. Yeah, we keep the sadness or the crying keep coming up. Anche per esempio la tristezza, magari è successo qualcosa di brutto, magari abbiamo perso nostra madre poco tempo fa e quindi ogni volta che torna in mente questo ricordo, immediatamente collegato a questo, arriva una forte tristezza e anche un pianto. Sometimes there are some people want to suppress that memory. E capita che ci siano delle persone che vogliono un po' sopprimere questo tipo di ricordi. Or sometimes there are you did something wrong or somebody did you wrong and you remember during the sitting and you really don't like that memory, you want to suppress that memory. Oppure magari abbiamo fatto qualcosa di sbagliato noi o ci è stato fatto qualcosa di sbagliato e questi ricordi durante la pratica iniziano a venire fuori, ma noi non li vogliamo e cerchiamo di sopprimerli. So the more that you suppress it, the more anger or the more your mind becomes go haywire. Però più noi cerchiamo di sopprimere queste cose, più in realtà la nostra rabbia e la nostra mente diventano sempre più selvagge, agitate. So this, even these mental defilements like fear, anger, and so on, all those things has to be accepted too because they are part and parcel of Vipassana meditation. Quindi anche tutti questi tipi di stati mentali così difficili come la rabbia, la paura e la tristezza devono essere accettati perché fanno parte del processo della pratica. This way, this acceptance, it becomes finer. It becomes even finer as you develop into this meditation further. E questo tipo di accettazione diventa sempre più raffinata, più sottile, man mano che sviluppiamo la nostra pratica. Because there will be a lot of things that it changes within this mind and body that you are not comfortable with. Perché vediamo che ci sono così tante cose che continuano a cambiare nella nostra mente, nel nostro corpo, e molte di queste sono cose che, con cui non siamo a nostro agio. But because we hold on to what we think, what we believe is right, rather than what is being shown to you. Il problema è che noi ci afferriamo continuamente a quello che crediamo che sia giusto che succeda o che ci sia, piuttosto che accettare e rimanere con quello che si sta mostrando. So what you think is one thing and what you feel is totally different thing. Now, here a lot of times yogi gets confusing. What I'm going to do right now? Quindi succede questa cosa spesso ai meditanti che quello che pensano, che credono che debba succedere sta da una parte, quello che stanno sperimentando veramente nella realtà però è una cosa diversa e quindi sorge una specie di confusione. Finally is actually whatever being shown to you, these are the something which is real, yeah, and something that you really have to face on them.
Però alla fine si arriva a comprendere che quello che si sta mostrando in quel momento è l'unica cosa che è davvero reale ed è quella che bisogna andare a comprendere. We will talk about this acceptance as we go into the different aspects of the mental hindrances or mental defilements, and we're going to look into it deeper. Quindi quando parleremo anche degli ostacoli alla meditazione, degli inquinanti mentali, parleremo ancora di questa qualità dell'accettazione. Another quality of this mindfulness is it has the quality of what we call confrontation or face to face. Un'altra qualità della consapevolezza è quella di confrontarsi, di stare faccia a faccia con l'oggetto. The meaning here is that when you pay attention to an object with mindfulness, and what the mindfulness do is it brings the whole attention go close to that particular object. Quello che significa è che quando noi ci stiamo relazionando con un oggetto, quando stiamo portando l'attenzione lì, la nostra attenzione va e si dedica completamente a quell'oggetto, quindi è come se si mette lì a faccia a faccia davanti all'oggetto. So when it goes close to an object, this is where concentration, your wisdom power or your discernment or your other mental factors starts to work on that particular object. Quindi è nel momento in cui la consapevolezza riesce ad arrivare così vicina all'oggetto e a osservarlo che anche altri stati mentali iniziano a svilupparsi, come la concentrazione, il potere più penetrativo della saggezza e altri tipi di stati mentali. As if like you are you got something and you're putting a magnifying glass on top of it, and therefore you could see things clearer. Come quando vogliamo vedere qualcosa, allora mettiamo proprio una lente di ingrandimento davanti a questo oggetto e improvvisamente lo vediamo con molta più chiarezza. So here it's where it gives you that condition that when the mindfulness is there, then the next thing is that the mind starts to scrutinize that particular object. That scrutinization, that investigation, not by thinking, this one is done by the wisdom factor of the mind. Quindi quando si avvera questa condizione, nel senso che la consapevolezza e la mente riescono ad arrivare così vicini all'oggetto e sono faccia a faccia con l'oggetto, allora può entrare in gioco questo fattore ulteriore che è l'investigare bene l'oggetto, che è poi la caratteristica della saggezza. Here, for example, there are people when they do meditation. When, for example, like again, the pain. When you pay attention close to the pain feels stronger. But when you, as if like you look in it, look from it from far away, it feels bearable, not so painful. Per esempio, una cosa che succede ai meditanti è che quando vanno a osservare un dolore da vicino, questo dolore sembra diventare fortissimo, sembra fortissimo. Quando invece lo osservano con un po' più di distanza, in realtà è un dolore che non è nemmeno così tanto intenso. So like even like and when people do some walking meditation, also the same. They just walk, look at the surrounding, look at the birds, look at the trees, but then they are not really close to their object. They don't really pay attention to their object. They don't really sink into their object, but the mind is away from everything. E anche nella meditazione camminata, magari possiamo camminare, però intanto ci guardiamo intorno, guardiamo il panorama, ascoltiamo gli uccellini che cantano. Quindi in realtà in quel momento la mente non sta veramente vicino all'oggetto di meditazione, non gli sta prestando attenzione, non c'è questa vicinanza. Now, some of us come to retreat without understanding how to arouse that mindfulness.
They do the same thing that what they do at home, and they repeatedly again and again. After a number of retreats, then they ask themselves, what have I been achieving? It's still the same old me, it's still nothing much. E se non si riescono a comprendere queste qualità della consapevolezza, può succedere che ci siano dei meditanti che fanno anche vari ritiri, ma dato che nei ritiri non riescono a sviluppare questa consapevolezza, continuano a ripetere quello che fanno nella vita quotidiana, questa ordinaria consapevolezza ordinaria, quindi anche dopo molti molti ritiri iniziano a chiedersi che cos'è che sto ottenendo, non sta cambiando niente in me. Now, this quality of this mindfulness, you know, these first few qualities which are helpful for the beginner's practice. Quindi queste qualità sono molto importanti per iniziare la pratica. But when you go into the deeper aspect of the practice, then the mindfulness, it shows slightly different quality, becomes clearer, these qualities. Però poi quando andiamo ancora più in profondità nella pratica, le qualità della consapevolezza sono un pochino più diverse, cioè queste qualità sono molto più più profonde, approfondite. One of the quality is that it shows you the flexibility of the mind. Per esempio, una di queste qualità più profonde è che iniziamo a vedere la flessibilità della mente. Because here object in the Vipassana objects, they are not just one object, but there can be different objects come up. But the mind can able to take them, however they come, however they change. Per esempio, ci sono tanti oggetti che sono oggetti completamente diversi e la mente è in grado di riuscire ad afferrarli in qualunque modo si presentino e qualunque tipo di oggetti si siano. That we will also perhaps will talk into the later aspect of the Dhamma talks, other talks. Magari più avanti ne parleremo un po' di questa cosa. Now another aspect of this mindfulness, also when you see that after a number of days, if you do it here, is the quality that it guards your senses. Un'altra qualità della consapevolezza che si può vedere anche dopo un po' di giorni che sarete qui è come la consapevolezza grasp. Guard the senses. Come la consapevolezza fa la guardia ai nostri sensi. Protect the senses. Protegge i nostri sensi. Hear what it means over here. Yeah. To give you a simple example, if let's say today you have been doing the lifting, pushing, stepping, and you pay attention to it carefully, during that time, while you are doing it, you still could actually hear and see other things, but the mind is not attracted to those things. It is more towards on the what is going on with the lifting, pushing, dropping. Allora, per fare un esempio di cosa si intende per questa protezione dei sensi, diciamo come oggi che stavamo facendo questo alzare, muovere, appoggiare del piede. In questo caso la mente, la consapevolezza rimane lì e anche se in realtà gli occhi vedono e le orecchie ricevono dei suoni, la mente non viene trascinata via verso questi oggetti, ma rimane con questi movimenti del piede. So even if let's say tomorrow you were to try to eat mindfully, carefully, you will see that your senses is still there. But when you are chewing, biting, and so on, there are people sitting in front of you, or people are taking food and all that thing. You still know, but you are not interested in all of them. You are only interested in what is going on within this mind and bodily process. Quindi diciamo che voi siete seduti a tavola, state mangiando, e quindi siete interessati a seguire tutti i vostri processi di mente e di corpo che stanno avvenendo con il mangiare, quindi naturalmente continuate a percepire
che davanti a voi c'è seduto qualcuno, che c'è qualcuno che si muove, però l'interesse della mente rimane sui processi che stanno accadendo dentro di voi. So when it guards the senses, it makes the mind much more stable. You are not suddenly something at the sight trigger you must see, or something trigger in the sound you want to hear, you want to look. But the mind, whatever sound or whatever people is there, but the mind is so much more stable. That means, other word, it guards all the senses. Quindi questa guardia che fa la consapevolezza ai sensi è qualcosa che rende la mente stabile, nel senso che la nostra mente non viene più attratta da qualunque piccolo stimolo che avviene dall'orecchio, dall'occhio, allora dobbiamo subito voltarci a guardare, metterci ad ascoltare, la mente riesce a rimanere molto più stabile. You know, have you been to like Thailand, Burma, like in the morning time, we go out for the alms round, we use the bowl and so on. So while the monks are walking, a lot of times you see that the monks' eyes are not looking everywhere. It's more like looking 6 feet in or 2 meters in front of them, of him. Se siete mai stati in Thailandia o in Birmania, lì c'è l'usanza che i monaci vanno a fare questo giro dell'elemosina del cibo la mattina e quindi sono tutti in fila con le ciotole e lì potete vedere che i monaci guardano, non si guardano attorno, ma guardano a 2 metri davanti a loro. Here is where, when you do this vipassana meditation, when you do this mindfulness, automatically, if the mindfulness is there, automatically you're not interested in what is truly going on out there. E quando fate questa meditazione di consapevolezza e la consapevolezza è presente davvero, e in modo automatico la mente non sarà interessata agli oggetti esterni, ma rimarrà stabile lì. Even like when your sitting starts to pick up, starts to have more continuous mindfulness, also you will find that the sensation or outside stimulation, you are not interested. You can sit there and pay attention to your object, but you still know what is happening, but the mind doesn't want to go there, or does not interested to go there. E anche nella meditazione seduta, quando poi inizierà a svilupparsi un po' di più, vedrete che anche lì la mente può proprio riuscire a rimanere con quello che sta succedendo al nostro interno, e anche se siamo comunque consapevoli di quello che succede nell'ambiente circostante, non c'è più questa tendenza della mente ad andare a interessarsi alle cose esterne. So, when it has this quality, when it has this quality, it helps in your vipassana meditation. Quindi quando queste qualità sono presenti, questo aiuta la nostra meditazione di Vipassana. Now, another quality of this mindfulness is also like it brings you back from forgetfulness into mindfulness. Un'altra qualità è quella di portarci da uno stato di dimenticanza a uno stato di consapevolezza. Forgetfulness here is not you forget about your past memory, it's not about that. Here, the forgetfulness means you forget about your meditation objects. Quando si parla di dimenticanza non si sta dicendo come dimenticare delle cose successe nel passato, ma si sta parlando del dimenticare il nostro oggetto di meditazione presente. Say, for example, you are doing the sitting meditation. While you are doing sitting meditation, your mind goes into all kinds of wandering creation stories. Other words, here you go into what we call forgetfulness. Per esempio, stiamo facendo la meditazione seduta e la mente inizia a entrare in tutte le sue immaginazioni, tutti questi giri di pensiero. In quel momento noi siamo caduti nella dimenticanza. The Pali word is called appamada. La parola in pali è appamada. No, Appamada. appamada, appamada, sorry, appamada, yes. Pamada, scusate, Pamada. Yes. So, appamada means that the mind goes into it
While you're inside the story and everything, this is where your defilements, your desire, your anger, your fear, everything, can you are opening the door for them to come in. Quindi entrare in uno stato di pamada significa aprire la porta a tutti questi stati non salutari che sono appunto le nostre paure, tutti gli inquinanti mentali, i ricordi, le immaginazioni. But sometimes suddenly you aware that you are supposed to meditate, then suddenly you flip out from it and then rising, falling. So here is where you are out from pamada, heedlessness or forgetfulness into mindfulness. Però poi a un certo punto improvvisamente come se ci risvegliamo da questi stati, la mente torna a essere presente e riprende subito il salire e scendere dell'addome. Quindi passiamo da uno stato di diciamo negligenza a uno stato invece di appamada, che è questa. Now here as you practice further, you know, there'll come to a time when your mindfulness is strong. So whenever the thought's going to arise, whenever it's going to come in, the mind already aware of it, that it already prevent that thought from coming up because of that mindfulness is there. Andando avanti nella pratica si arriva proprio a un punto in cui la consapevolezza è così forte, continua, che quando un pensiero sta sorgendo, la consapevolezza riesce subito a individuarlo e a coglierlo in quel momento, quindi si ferma. So because of you are not fall into those stories, imagination, therefore the mind is being prevented from creating all kinds of mental defilements. E dato che in questo caso non c'è più l'opportunità di cadere in tutte queste immaginazioni e tipi di pensieri, stiamo anche prevenendo la mente dal cadere in stati non salutari e di sofferenza, di rabbia, paura, eccetera. So these are some of the qualities that you can use it for yourself and can feel it for yourself again and again in this retreat. When you have that quality, at least you know, hey, I'm mindful right now. Quindi queste sono delle qualità che voi stessi proprio in questo ritiro potete sperimentare direttamente. E quando inizieranno a presentarsi, quando ci sono, potrete dirvi a voi stessi, ah, ecco, adesso c'è questa consapevolezza. So these qualities is all about learning on it, and also more importantly is to feel it again and again, to know exactly how is that particular state of mind, how is that state of mind related to your meditation. Quindi è importante avere una conoscenza di queste qualità, ma la cosa più importante poi è proprio sperimentarle in modo diretto e avere quindi sperimentarle più volte in modo da riuscire a comprendere veramente come si presentano, come sono queste qualità di questo stato mentale. Now another quality of mindfulness, also as important as what I mentioned earlier on, is about exactly you know how to arouse that mindfulness. Un'altra cosa molto importante, che è un'altra qualità della consapevolezza stessa, è quella di sapere come fare sorgere la consapevolezza. So, if you know all the qualities, if you do not know how to arouse it, then also another problem. Perché se conoscete tutte le qualità della consapevolezza ma non sapete come farla sorgere, c'è un problema. Now, here the development of this mindfulness, the immediate development of this mindfulness, is the quality what we call prominency of an object. Quindi in questo caso si tratta di quella che viene chiamata la prominenza dell'oggetto, of predominanza object. Dell'oggetto. Now, prominency of an object, it can take several meaning. One meaning is that object that you are paying attention to, that object is clearer than other objects. So if this object is clearer, you pay attention to this object, therefore mindfulness comes in.
con predominanza dell'oggetto può avere diversi significati. Uno di questi è che c'è un oggetto che è più chiaro degli altri, quindi è più predominante, la consapevolezza può andare lì. So you sit down here for after half an hour. Pain becomes strong right now. So it is stronger than all other objects of the body. So which one you should take? Quindi se siamo seduti da mezz'ora, un dolore diventa più forte di tutti gli altri oggetti presenti nel corpo, qual è l'oggetto che dovremmo prendere in quel momento? Because of that object, it's clear to you, therefore mindfulness comes in immediately. Dobbiamo prendere quello perché è un oggetto che è il più chiaro in quel momento per noi e quindi la consapevolezza riesce a sorgere con immediatezza con quell'oggetto. But sometimes meditation object, they changes the prominency. It does not stays the same. Però capita anche che la predominanza di diversi oggetti cambi, cioè non è che uno è sempre quello predominante, magari si interscambiano. Now sometimes that rising and falling can be clear to you, but after a while, sensation like something is warm in the body becomes clear, but it only lasts maybe say for example 1 minute, but after that the rising falling become clear again. So what do? You change according to the prominency of the object. Quindi, magari salire e scendere dell'addome è chiaro, però poi c'è una sensazione di calore, magari in una mano, che diventa più chiara, però solo per un minuto. E poi diventa meno chiara e torna a essere chiaro salire e scendere dell'addome. Quindi cosa dobbiamo fare? In quel caso cambiamo oggetto, quando è più chiara la sensazione di calore andiamo lì, quando svanisce ritorniamo all'addome. Or let's say rising and falling is not clear, then you have to search for some other objects that is clear. Oppure se salire e scendere dell'addome non è abbastanza chiaro, dobbiamo cercare un oggetto che lo sia. Here, again here, the sitting and touching will be helpful. E qui ancora una volta si ripete che quindi possono essere utili i punti di contatto della seduta. Now, for example, when you do sitting and touching, if you find that the rising and falling is not clear, firstly you come to the hands first. Quindi quando facciamo questo sedere toccare, quando l'addome non è abbastanza chiaro, prima di tutto andiamo a sentire le sensazioni nelle mani. If you want to feel it a little bit more, sometimes, and then you feel a little bit more, just a little bit while. Just for a short while, just rub a little bit. Sometimes you can feel a little bit better. Yeah, sometimes because of that, it helps the mind to pay attention to it. Se per esempio le strofinate anche un pochino le mani, sentite che le sensazioni diventano, molto più chiare. Questo qua aiuta proprio la mente a riuscire ad andare lì, a stare con quell'oggetto. Just for a short while, don't do it a whole hour. Solo per un breve periodo di tempo, però non è qualcosa da fare per tutta l'ora. As long as you feel some sensation there, and then you stop, and then here you feel the sensation of whether it's warm, cold, and so on. Here, if you do that immediately, mindfulness, at least it comes for an extra minute. Quindi se riusciamo a sentire almeno qualche sensazione lì che è abbastanza chiara, almeno la consapevolezza riuscirà a stare lì per un periodo un po' più lungo di tempo. But there are times prominency of an object. Sometimes three or four objects come at the same time. Ma ci sono dei momenti in cui magari tre oggetti o più arrivano nello stesso momento e sono tutti allo stesso livello di predominanza. Sometimes like you are sitting, if you are more experienced yogi, you may feel that sometimes there are three or four pain come at one go, at one time. Per esempio, anche per i meditanti più esperti, quando siete seduti, magari vi rendete conto che arrivano, nello stesso momento tre o quattro dolori, tutti nello stesso istante. You have buttock pain 1, knee pain number 2, hip pain number 3, neck pain number 4.
Dolore sul gluteo il numero 1, il ginocchio il numero 2, sulla testa il numero 3, il numero 4 dov'era? So which one are you going to choose? Sul collo. E quale scegliamo quindi? When it comes like that. So here is where, when it comes into a different prominency, sorry, if all the prominency are the same, here is where kind of like you throw the net of mindfulness into all of them and catch them, Quindi questo è il caso quando tutti gli oggetti sono allo stesso livello di predominanza, allora è come se possiamo gettare una larga rete di consapevolezza e ad andare a includerli tutti insieme. If it shows you in that way, three or four the same prominency, because it shows you the way, actually you should learn to accept it and pay attention to it that way. Quindi, non ho capito, I didn't understand the connection, No, sorry. if three or four objects have the same prominency, this is the time that you have to pay attention to them as if like there's one. Set Accept altogether. them all together, yes. Quindi quando questi oggetti hanno la stessa predominanza, dobbiamo prenderli appunto tutti insieme con la nostra consapevolezza e l'accettazione quindi andrà sviluppandosi includendo tutti questi oggetti insieme. Now, sometimes when we have too much knowledge about Abhidhamma, we think that the mind can only take one object at one time. Però quando abbiamo troppa conoscenza dell'Abhidhamma, iniziamo a pensare che la mente può prendere solo un oggetto alla volta. Però But in the practice, they forget that how fast the mind can go. nella nostra pratica, non dobbiamo dimenticare quanto la mente può essere veloce. So next time, whatever it shows it to you, however it shows it to you, don't use your own intelligence to take note. You must learn to feel them as they are, or to accept them as they are. Quindi la prossima volta che questi oggetti si mostrano, si manifestano in voi, non usate la vostra intelligenza, il vostro pensiero, ma percepiteli, sentiteli per come sono veramente. Then also another thing is that the prominency of an object, as you go into deeper, it changes even faster. That it goes into the mind, body. Sometimes it's just stay 1 or 2 seconds, another object stay just 1, 2 seconds, another object stay 1, 2 seconds, but as if like the mind has so busy. Riguardo sempre la predominanza degli oggetti, poi vediamo che più andiamo dentro ai nostri oggetti, più questa predominanza cambia in fretta, sia oggetti fisici o mentali. Alcune volte stiamo 2 secondi con un oggetto, poi ce n'è un altro magari mentale per un secondo, poi cambia di nuovo. Quindi la mente è sempre molto occupata nell'osservazione. Sometimes yogi have misconception that, in the past I was meditating when I was watching my object, it was clear and nice, it stays there for a while for me to see before it changed to a next object. But this time, the moment I pay attention to it, 3 or 4 seconds it already changed to the next object. 3 or 4 seconds it's already changed to the next one. Am I progressing or am I going haywire? E succede questa cosa, alcune volte i meditanti si sentono confusi perché dicono: prima nel passato io meditavo così bene, avevo questo oggetto di meditazione che riuscivo a seguire per molto tempo, durava molto tempo, poi dopo un po' c'era un altro oggetto, mentre adesso invece questo lo seguo per poco, poi arriva un altro oggetto, poi ne arriva subito un altro, e quindi iniziano a chiedersi se la loro pratica si sta sviluppando bene o se invece sta collassando. So a lot to do with actually with accepting what you have not seen before, rather than what you believe or what you think that is true. Quindi bisogna essere pronti ad accettare quello che non abbiamo mai visto fino ad ora, piuttosto di continuare a pensare e ad afferrarci a qualcosa che noi crediamo che sia vero. If let's say during in the sitting, and you pay attention to this not clear, that one not clear, everything not clear, then what are you going to do?
diciamo che in una seduta tutti gli oggetti sono poco chiari. Che cosa dobbiamo fare? So this is the time if you tried it as best as you can, nothing is clear, then get up from the sitting. Allora, se avete provato a fare tutto quello che potevate fare, però niente diventa chiaro, allora è il momento di alzarsi dalla seduta. Sometimes when you do a bit of 5 minutes walking or 5 minutes of standing meditation, then because you do that, the momentum comes in again. After that, you come back and you try again. Sometimes it helps to make all the objects become clear. Yeah. Magari può essere utile anche soltanto fare qualche minuto stando in piedi di meditazione, stando in piedi, oppure di fare un po' di camminata veloce e poi quando torniamo a sederci vediamo che è tornata un po' di chiarezza. Now I have to mention this thing because in other sometimes I've also know that in other form of meditation, if they call it vipassana, but they are taking up objects that is not obvious and is not clear. Dico queste cose perché a volte ci sono delle tecniche di meditazione che si chiamano di vipassana, che però vanno a prendere degli oggetti che non sono gli oggetti evidenti, non sono oggetti chiari. Now sometimes certain meditation technique, when you pay attention to an area, no matter, let's say this is a hand over here, you know, so you have to pay attention to the every part of the hand. Although the hand, the sensation of the hand, on a certain part, they are not clear. It's only perhaps it's clear in some parts, but there, because of the technique, you have to change. You have to go through that particular arm, for example, whether they are clear or not clear. Per esempio, ci sono delle tecniche di meditazione dove bisogna osservare le sensazioni di varie parti del corpo, per esempio un braccio, bisogna partire dalla spalla e farlo tutto piano piano fino ad arrivare alla mano, perché questa è proprio l'istruzione che viene data, però le sensazioni nel braccio magari non sono chiare, magari sono chiare soltanto in alcuni punti, magari solo quando si arriva alla mano e prima non c'è niente di chiaro, però comunque l'istruzione che viene data è di andare lì comunque. So sometimes some people want to start with Vipassana meditation taking up mental objects. Oppure ci sono delle persone che vogliono iniziare la meditazione di Vipassana subito con degli oggetti mentali. Because you see, the mind objects for most people in the beginning of the practice, they are not clear. If you try to put your attention what is not clear, mindfulness is going to be very weak or not there. Però per molte persone gli oggetti mentali all'inizio della pratica sono molto deboli, sono molto impercettibili, quindi se noi cerchiamo di prendere quelli come oggetti, la consapevolezza è debole perché non c'è niente di chiaro da percepire. You will see the next few days also, for example like in the walking and sitting, or comparatively walking and sitting, you begin to notice that the walking sensation is so much more clearer compared to a sitting sensation. Quindi inizierete a vedere nei giorni prossimi sempre di più come le sensazioni della camminata siano molto più evidenti, molto più chiare delle sensazioni fisiche nella seduta. So, a lot of this prominency of an object is that you have to be able to experience them again and again, then only in the future you are used to it. Quindi quando si parla di questa predominanza dell'oggetto è una cosa di cui dobbiamo fare esperienza ancora e ancora in modo da familiarizzarci, in modo che in futuro capiamo bene come funziona, come prendere velocemente questi oggetti predominanti. So this is something on mindfulness. Quindi questo era qualcosa riguardo alla consapevolezza. Tomorrow also another aspect is like to make that mindfulness continuous. Not just only mindfulness and arousing, but if you arouse it, you cannot sustain it, that's also another problem. Domani tratteremo invece di come rendere la consapevolezza continua, perché
se riusciamo a far sorgere la consapevolezza, ma poi non riusciamo a renderla continua, anche questo può diventare un problema. Ok, mi sto, io te ne. Sado, sado, sado.